siamo qui al Teatro Golden, dove vediamo Maurizio Casagrande, che ha un suo ruolo diverso. Lui è un po' camaleontico, è stato attore di teatro, di televisione, di cinema. Questo ruolo questa volta lo vediamo come musicista, sì. con lo spettacolo e la musica mi gira intorno. In realtà non è un ruolo, non pensate che sia impazzito, diciamo che in questo spettacolo approfitta e gioca con la musica, perché fa parte del mio passato, fa parte del mio essere attore. Io sono quello che sono anche grazie al fatto che ho un passato da musicista, e quindi in questo spettacolo racconto anche questo lato. Ma c'è il solito Maurizio, quello delle gag, quello delle risate e quello dei racconti. Ecco, e come si esplode questo spettacolo? Guarda, in realtà io parto da un assunto, cioè ho letto da qualche parte una frase che è: un uomo senza passato è un uomo senza futuro. Questa cosa mi ha terrorizzato, non tanto per la frase in sé, ma per il fatto che io sono uno smemorato e non mi ricordo niente. Allora dico, non avercelo e non ricordarselo è assonante, allora non vorrei che non avrò un futuro perché non mi ricordo il passato. Allora ho deciso di ricostruirlo e ho scoperto che un modo per ricordare le cose, che poi credo che è comune a tutti, è quello di ricordare una canzone, cioè diviene una canzone e ti ricordi un periodo, un momento una persona, felice, anche brutti qualche volta. Triste, le certo. Canzoni si fanno un po' la colonna sonora della nostra vita. E quindi, usando le canzoni proprio in questo modo, ripercorro, ovviamente in maniera casagrandiana, quindi certo, sempre per far ridere, ma sempre un interessante. Esatto, ma ripercorro un po' tutta la mia vita fino ai giorni nostri, e lo faccio attraverso le canzoni, ma non da solo, perché ho due coriste che ti accompagnano, molto brave, che non solo cantano molto meglio di me, ma soprattutto mi aiutano in delle scene, perché racconto dei pezzi anche teatralmente, quindi raccontandolo attraverso delle scenette, e sono Roberta Andreozzi e Maria Teresa Amato. E poi, dato che si ride, ma mi piace che si rida tanto, lo spettacolo viene continuamente infastidito da un personaggio orrendo, che è un tecnico di palco, che in realtà tutto fa tranne che aiutarmi, perché interrompe continuamente lo spettacolo, litigando, se è scocciato e se ne vuole andare a casa. Ecco. Senti, tu in questo spettacolo chiaramente sei un musicista, e so perfettamente, mi hai detto una volta, che ami molto gli anni 70. Sì. Ecco, tu saresti stato, se non fossi avessi fatto l'attore, saresti stato un musicista, un rockettaro. Sì, probabilmente. Giusto? Sì, ecco. Sì, sicuramente, diciamo, l'animo rock ce l'ho. Ecco. chi ami del rock, un personaggio? Beh, insomma, dell'epoca degli anni 70 i miei gruppi, diciamo, amati erano Led Zeppelin, Deep Purple, i Genesis mi piacevano molto, quindi sono questi. Personaggi come oggi, come Vasco, mi hanno sempre colpito, soprattutto quando ha cominciato, perché riusciva ad avere quest'anima così rock anche in Italia, dove il rock prima di lui non era neanche pensabile. E quindi no, insomma, come si dice, sono vizi che prendi da bambino che non perdi più. Certo. Diciamo che in questo spettacolo abbiamo parlato di varie tappe, di varie canzoni. C'è una canzone in particolare, o più di una canzone, che ricordi con piacere? No, quelle di questo spettacolo tutte. Qualcun altro mi ha chiesto se c'erano delle canzoni napoletane. Dato che questo spettacolo è sincero, e perciò a mio avviso è uno dei motivi del successo dello spettacolo, essendo sincero io ho raccontato veramente i fatti che mi ricordavano quelle canzoni, o quelle canzoni che mi ricordavano quei fatti. Per cui, non essendoci una canzone napoletana per caso che mi ricordasse qualcosa di particolarmente interessante, non ce le ho messe. Quindi tutte le canzoni dello spettacolo mi ricordano qualcosa di importante. E una in particolare? E uno in particolare potrebbe essere proprio Andamento lento di Tullio De Piscopo, che mi ricorda una fidanzata un po' birichina che avevo da ragazzino, e con la quale, insomma, uscire con lei era un po' faticoso, perché te la dovevi un po' contendere, e quindi c'è questo episodio che racconto, molto divertente nello spettacolo, in cui mi sono trovato a rubare una 1, perché discutendo con lei, stando in macchina, per sbaglio mi sono infilato in una 1 bianca come la mia, ma non era la mia, e me ne sono andato, e poi sono tornato, qui c'erano i carabinieri e tutto il resto appresso, ma io non l'avevo rubata, avevo semplicemente sbagliato macchina. Spiegai la cosa, e questo avviene sulle note di Andamento lento, perché questo episodio, che è vero, capitò mentre ascoltavamo questa canzone.
Oh, invece tu mi hai detto tempo fa, oppure parlammo così, che hai fatto una bellissima carriera, però hai un, non dico proprio un rammarico, ma volevi fare un personaggio, vorresti fare un personaggio che è un po' fuori dai tuoi schemi. Sì, giusto? Sì, sì, ecco. Mi piace moltissimo. Io sono convinto di poter fare, lo dico, signori registi, provateci una volta, no, non lo devo fare io. Il cattivo, un po' pazzo, mi piacerebbe un cattivo un po' folle, secondo me mi viene. Perché no? Ecco, potrebbe essere. Ovviamente non come Lucia, ben chiaro. Chiave ironica, diciamo, chiave certo. Ironica. Ecco. Oh, questo spettacolo è qui al Teatro Golden fino al 17 di aprile, qui al Teatro Golden di Roma, e così sono felice e spero che da stasera, che è la prima, fino a quando arriveremo alla fine di questo percorso, abbia la stessa nota dominante che ho avuto dal pubblico, cioè quella di avere delle persone che dicono: ah beh, ci hai sorpreso in maniera positiva con una cosa fresca, nuova e divertente. Infatti questo che deve essere uno spettacolo un po' che rompo un po' gli schemi. Assolutamente. No? Del teatro, basta che ti guardi intorno. Infatti. Senti, invece come progetti futuri che ti aspetta? Tanto cinema, per se è il mio progetto, altro teatro. Insomma, io parlo di ciò che faccio e non di ciò che farò, però insomma ci sono tanti progetti. E poi un sogno che accarizzi, che vorresti passare, vorresti sempre fare ancora regia. Sì, sì, sì. Giusto? Assolutamente. No, ma a me non sono mai sogni, sono sempre progetti. Sono progetti. Va bene. Allora diamo ai nostri telespettatori di Visum TV gli appuntamenti per questo spettacolo. Vi aspetto. E aspetto al Teatro Golden fino al 17 di aprile con E la musica mi gira intorno. Maurizio Casagrande, Giancarlo Leone, Visum TV. Ciao.